A Paolo De Castro io farei una domanda, insomma, da europarlamentare. Gilles Luneau ha fatto riferimento ad alcune opacità, no? Come l'Europa sta affrontando questo tema? Non sarebbe l'Europarlamento forse un luogo adatto per cominciare un dibattito e aumentare la trasparenza su queste nuove tecnologie? Paolo De Castro. Intanto fatemi fare i complimenti a Gilles Luneau per questo lavoro, un lavoro importante, importante perché probabilmente chi come noi opera, lavora nel settore agroalimentare è portato a magari a ridurre, a banalizzare, no? Perché diceva, beh, ma chi è che se la mangia questa carne così strana, fatta in provetta? Perché stiamo parlando di carne sintetica, non stiamo parlando di hamburger vegani, perché questo è importante quello che ha detto Gide, cioè qui non c'entrano niente i prodotti similcarne fatti di vegetali, che tra l'altro noi abbiamo recentemente normato spiegando che non possono essere chiamati prodotti a base di carne. Qui stiamo parlando proprio di carne fatta in provetta, cellule staminali alimentate in varie tecniche che il libro descrive e che danno luogo a questo prodotto che effettivamente assomiglia alla carne, ma che il modo in cui viene realizzato è tutto ancora da scoprire. Gli effetti con cui diciamo, si arriva al prodotto finito sono tutti ancora da approfondire. Per cui la risposta alla tua domanda, Angelo, è assolutamente sì. Occorre approfondire e aprire un dibattito su questo. Io credo che il Parlamento europeo lo farà proprio per chiarire, perché la narrativa che c'è dietro la carne sintetica è molto avvincente, può trovare anche tanti seguaci, perché oggi abbiamo gli animalisti che sono diventati, diciamo, una lobby veramente molto forte in Parlamento, e questo sarebbe la quadratura del cerchio, sarebbe la soluzione di tutto. Non ci sono più animali costretti a essere allevati. Non c'è più bisogno di trattare male queste povere bestie. Quindi trova una risposta sia dal punto di vista delle sensibilità animaliste che dal punto di vista delle sensibilità ambientali. Per cui è un problema, è molto insidioso e occorre approfondirlo e far capire non solo gli interessi che ci sono dietro, le multinazionali che finanziano queste start-up, ma anche far capire gli effetti, approfondire scientificamente gli effetti con cui si possono realizzare su larga scala questi prodotti, perché dobbiamo stare attenti che non si trasformi questa, come dire, deriva di innovazione, perché di questo si tratta, no? Cioè, l'innovazione non è che tutta di per sé è un'innovazione buona. Sappiamo che ci sono innovazioni buone e ci sono innovazioni cattive, e ci sono le innovazioni che ci consentono di fare passi avanti sui cambiamenti climatici. Per esempio, c'è l'innovazione tecnologica oggi che ci consente, biotecnologica non OGM, che ci consente di realizzare nuove varietà resistenti alle malattie. Questa è sicuramente innovazione buona. Abbiamo forse risolto il problema di questi Frankenstein food, no? Siamo in grado di, conoscendo meglio la natura, di produrre piante resistenti alle malattie o addirittura animali resistenti alle malattie. Io non lo so. Quindi certamente in questo caso ci troviamo di fronte veramente a un'innovazione. Beh, tutto è possibile, no? Vi ricordate la pecora Dolly? Oggi qualcuno dice che si può tranquillamente clonare anche l'uomo, e perché no? Così avremo tutti i figli clonati di premi Nobel. Cioè, qui stiamo veramente andando oltre, no? E bisogna approfondire questo, bisogna cercare di far capire meglio anche all'opinione pubblica di che cosa stiamo parlando. Per cui io rinnovo i complimenti a Gilles Renaud e, perché no, lo inviteremo come Parlamento europeo a presentare la sua ricerca, il suo libro, approfondiamolo, anche perché ho notato una certa superficialità, voglio annunciarlo questo oggi pomeriggio, da parte proprio del commissario, perché recentemente io ho fatto un'interrogazione in merito alla carne sintetica al commissario Vacekoski, ma la risposta non è stata per niente rassicurante. Io gli avevo chiesto per quale motivo l'Unione Europea ha utilizzato i suoi fondi della ricerca per finanziare queste aziende, e lui ha risposto che è importante andare avanti nella ricerca perché magari sono la soluzione nel futuro. Questo mi ha ulteriormente spaventato, e
quindi occorre davvero un approfondimento e credo che questo libro possa contribuire a farlo. Grazie.